tutti pazzi per gli sport elettronici, le bolle che purificano l'acqua e ancora Bill Gates consiglia cosa leggere. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Quello degli esports è un mondo da scoprire e in continua espansione. Sempre più italiani, anche grazie al lockdown, si sono avvicinati al mondo degli sport elettronici. Ma quali sono i numeri che muovono questo mercato? Noi di Pop Economy lo abbiamo chiesto a Stefano Cozzi, docente dell'Università IUM di Milano e Operation Advisor di PG Esports. I numeri del mondo degli esport in Italia in particolare sono in crescita costante ormai da un paio d'anni. Si parla di una fan base di circa 2 milioni di appassionati che guardano un evento esport almeno una volta alla settimana e si finisce con quasi 500.000 che invece ne usufruisce giornalmente, quindi almeno un evento esport al giorno se lo vanno a guardare, che poi sia su Twitch o YouTube, trovano il loro modo di informarsi. A livello mondiale è una fan base che è in crescita costante di quasi il 15-20% anno su anno e che non dà alcun segno di volersi rallentare o fermare. Ma quali sono i margini di crescita degli sport elettronici e che allenamento occorre per diventare un gamer? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Delle bolle piccolissime che forniscono ossigeno per rendere l'acqua più pura. È la cosiddetta tecnologia delle nanobolle, quella promossa da Moliar, azienda americana che ha recentemente raccolto 9 milioni di dollari di finanziamenti proprio per sviluppare questo strumento che rende le acque più pulite e la produzione alimentare più sostenibile. Moliar ha già dimostrato che la sua tecnologia aumenta le dimensioni delle bacche del 14% e la biomassa del salmone del 22%. Ora sta lavorando con la NASA per coltivare nello spazio. Do you have water quality problems in your lake or pond? Moliar provides an eco-friendly, chemical-free solution to improve water quality. Using innovative nanobubble technology, our system restores and improves the water ecosystem. It treats and prevents the causes of algae blooms, midge flies, fish kills, muck, and bad odor. Clearer, healthier water can be seen in weeks. Our shore-mounted nanobubble generator is easy to install and maintain. Water quality monitoring is simple and convenient with the use of an app from your phone or computer. L'estate ormai è arrivata e a consigliarvi i libri da leggere sotto l'ombrellone ci pensa Bill Gates. Questa è la prima lista fatta per il suo blog da quando lui e la moglie Melinda hanno divorziato. Nessuna lettura sulle complicazioni amorose, ma sulla difficile relazione tra uomo e natura. 4 saggi e un solo romanzo. Preparatevi a immergervi nei libri, garantisce Bill Gates. If you're looking for a good book to read this summer, these 5 are some of my favorites. A Promised Land by Barack Obama. An Elegant Defense, The Extraordinary New Science of the Immune System by Matt Richtel. Lights Out by Thomas Greita and Ted Mann. Under a White Sky by Elizabeth Colbert. The Overstory, a novel by Richard Powers. Quite creative, it's great fiction. I loved reading these books and I hope you do too.